credo anche che da quel confronto lì possano nascere delle affinità, possono anche nascere in qualche modo delle strategie di comunicazione verso altri. Quello che penso sia chiaro è un po' nell'ultimo ragionamento che faceva Maurizio, che ci sono delle tristi verità da comunicare, e probabilmente, almeno per come ho conosciuto i Verdi italiani, queste tristi verità non emergerebbero se noi andassimo in quella direzione. Non so se avete la stessa sensazione, magari è una mia sensazione. Non credo che oggi ci sia ancora oggi un movimento politico che sia in grado di interpretare in questo modo i fatti, no? e le conseguenze. E quindi molto probabilmente i movimenti che stanno intorno a una politica tradizionale lavorerebbero più sullo sviluppo sostenibile di quanto noi invece vorremmo fare, proprio per i motivi che forse Maurizio aveva già anche in qualche modo detto. Da un punto di vista europeo non sono in grado io adesso di dire delle cose. Non vi riconoscete in questo, siete diversi dagli altri partiti verdi europei? Se i partiti verdi europei lavorano sullo sviluppo sostenibile, probabilmente siamo diversi. Ecco. Se invece io però personalmente non ho il polso di questa situazione. Quindi il Parlamento europeo c'è un gruppo diverso. Sì, c'è tutto un movimento. C'è sicuramente. Quindi è molto probabile anche che queste realtà vadano in qualche modo intercettate. Sì. Però con quei criteri che si dicevano un attimo fa. Sicuramente con i verdi italiani non abbiamo niente a che fare. Non abbiamo niente a che fare. Se Borrelli, questi qua. Sì, non abbiamo niente a che fare. C'è questa qui gente che da anni cerca alleanze le più strane possibili per avere quello zero in più, per avere un seggio da qualche parte. E quindi fanno alleanze, li cambiano. Cioè, sono tutti, come dire, tentativi di autopromuovere se stessi. Con i verdi europei è tutto un altro ragionamento. Io ho dei contatti personalmente con alcuni e abbiamo intenzione di rafforzarli, abbiamo intenzione di in qualche maniera diventare in Italia quello che sono il corrispettivo dei partiti politici verdi nelle altre parti d'Europa. Beh, non è necessario che ci etichettiamo per verdi, ci etichettiamo con questi concetti che sono i concetti fondamentali. I verdi italiani, oltre a fare sempre un discorso di autopromozione, che poi non ci riescono nemmeno, no? Continuano a ripetere, come diceva prima Roberto, il concetto dello sviluppo sostenibile, che è il più grande imbroglio che c'è stato da quando è stata coniata questa formula negli anni '80 dal rapporto Il nostro comune futuro, presieduto dalla ex presidente della Norvegia, mi pare, Burtoland. E questo imbroglio si è rinnovato con altre definizioni come crescita verde, come crescita sostenibile e ultimamente quello dell'economia circolare. Ora, l'economia circolare è meglio sicuramente che bruciare i rifiuti, ma se si pensa che se si raccolgono i rifiuti in maniera differenziata e si riutilizzano si possa continuare a far crescere l'economia, cioè soltanto una persona poco sensata può pensare una cosa di questo genere. E volevo soltanto aggiungerla, quindi, però noi questa sera non siamo in grado di rispondere a tutte le domande di carattere politico. Cioè, c'è bisogno della intelligenza vostra, dell'esperienza vostra, delle capacità vostre per implementare, e man mano che andremo avanti ci chiariremo sempre di più le idee. L'ultima, siccome è già aleggiata alcune volte, noi non siamo né di destra né di sinistra, eh. Io vorrei che sia chiaro questo, perché come viene detto in maniera superficiale, noi vorremmo ridare forza alle idee che la sinistra ha interpretato male per 250 anni. Non so se è chiara questa cosa qua. Allora siete di sinistra. L'equità non è di destra, diciamo. Certo. Perché siamo di sinistra? È un errore seguire questa falsa filosofia delle molto moderna, molto di moda, del dichiararsi non di qua, non di là. Non siamo né di destra né di sinistra. Ma non l'ho detto, ma l'ho negato. La destra e sinistra, a parte quella storica,
c'è quotidiana ed è importante. La destra è individualista, punta all'individuo e al benessere dell'individuo a scapito degli altri individui. La sinistra invece è collettiva. Questa grande distinzione, proprio grossolana, fatta in maniera brutale, come l'ho fatta io ora, va considerata e secondo me voi dovete dichiararvi o da una parte o dall'altra. La mia domanda comunque era, intendete proporvi alle prossime elezioni, qualunque esse sia, qualunque momento si faranno? No. E perché no? Perché se non siamo in grado di avere un gruppo di persone preparate, capaci di affrontare i problemi, inserite nella realtà sociale, andarci a bruciare non ci interessa assolutamente niente.